Stefano Gastaldi è psicoterapeuta all'Istituto Minotauro, è direttore scientifico dell'associazione Attive Come Prima, che si occupa di donne che sono state operate di tumore al seno, e si occupa da anni dell'aiuto psicologico in caso di malattia grave o anche in caso di pericolo di vita. Questo lo pone in una posizione assai particolare nell'ambito della nostra professione, perché di fronte alla malattia grave appare così evidente che, come è anche, che l'aiuto centrale, fondamentale, appartenga alla cultura medica, non certo alla cultura psicologica. D'altra parte Gastaldi ha sviluppato un'esperienza, credo unica a Milano, forse anche in Italia, nel non essere affatto ovviamente in competizione con la cultura medica, quanto piuttosto di sostenere un processo da un altro vertice. E questo io volevo chiedere a lui, cioè come ci si può muovere professionalmente noi che non abbiamo le mani, niente di parole abbiamo, sono parole poi. Come ci muoviamo? Beh, perché può servire il nostro lavoro in casi dove sembra proprio che dovremmo essere gli ultimi della fila? Sì. Non so se siamo gli ultimi, sicuramente non siamo i primi. È ovvio che il ruolo centrale è quello della cura possibile. No? Però credo che possa essere chiaro a tutti che confrontarsi con un rischio di morte reale, con un'incertezza molto grave, significa, come abbiamo visto anche nel filmato, nell'esperienza di Laura, in qualche modo entrare in una zona della vita che è disertata nella nostra quotidianità. Non siamo molto attrezzati per sopportare l'incertezza. L'incertezza è una zona che non ha confini definiti. E lavorare con una persona molto gravemente ammalata, in qualche modo, significa mettersi in un punto molto particolare della rete e chi le è vicino deve poter aderire senza morire con lei, ma morire un po' con lei sì, perché altrimenti assume una posizione di estraneità e di alterità rispetto alla persona. Questa è un'esperienza bellissima dal punto di vista umano, io credo di aver imparato tantissimo e sono molto grato alla vita di avermi dato questa possibilità, l'ho sempre fatto perseguito come lavoro. Nell'esperienza della relazione d'aiuto come psicologi si ha anche il privilegio di vedere gli snodi di rete. Per esempio adesso, non so, è possibile per esempio sentire la voce dei medici e anche con grandissima commozione spesso sentire riferite dalle persone che sono curate l'attaccamento da parte dei medici, il pathos, anche quando uno si vede anche giustamente dal punto di vista della professione dice così, che possono essere anche molto dure ma che sono vere, come quelle che ha detto Massimo Turina Laura e abbiamo sentito nel filmato, prefigurando il rischio reale della morte. Una delle cose belle che si impara in questa esperienza e che consente un'alleanza profonda, un'adesione profonda con la persona a cui siamo vicino è la verità. Quella verità che può emergere senza veli e che è difficile dire alle persone che fanno parte effettivamente della propria vita. È una verità in realtà crudissima, che è fatta anche dell'idea di distacchi, di addii, che però può convertirsi anche due giorni dopo nella nascita di un'idea creativa. Non c'è un, per esempio, ci può essere una variabilità molto importante dell'umore nelle persone gravemente malate. Da un punto di vista tecnico, uno degli elementi fondamentali è imparare non a scindersi per l'amor del cielo, ma a dare alle cose anche un po' al loro posto. Per esempio è molto importante scegliere accuratamente i medici e poter avere un dialogo molto sincero con loro, molto aperto con loro. I medici naturalmente vengono scelti per la loro competenza, credo in molti casi anche per il fatto che sono in grado di accettare una relazione franca. Non è detto che debbano essere amiconi, compagnoni in nessun modo, perché questo consente di avere un livello di fiducia molto importante nella relazione di cura, sapendo che nulla è taciuto, nulla viene neanche inflitto, no, per difficoltà relazionale. Un'altra delle questioni fondamentali è come aderire all'idea di poter lasciare i propri figli, le persone che si amano. Ed è un'idea che oscilla fra un orientamento un po' testamentario da un lato e poi la speranza dall'altro.
quella strana vita di mezzo che descriveva Laura nel film, e che è una realtà che non deriva da un atteggiamento interiore della persona, deriva dalle condizioni reali. No? Poter attivare una relazione d'aiuto in queste condizioni significa poter aderire anche con le proprie difficoltà di uomini o tuoi figli, se penso al fatto di perdere e lasciare i figli, potrei avere anche delle relazioni emotive abbastanza profonde dentro di me, ma in realtà dentro questo progetto di adesione nasce qualcosa. L'esperienza di Laura, noi abbiamo visto un aspetto importante dell'esperienza di Laura, cioè quando Laura ha deciso di mettersi in rete e di mettere un granello creativo per la sua personalità, ma anche perché questa è una cosa che tutti sentono come importante, il mondo si è raccolto intorno a lei. Perché è come credo tutti avessero avuto la sensazione che è così che si reagisce alla morte, creando, mettendo al mondo, anche con la possibilità di morire davvero. Credo che io questa cosa l'ho imparata, lavorando anche con i malati terminali si scopre che molti di loro hanno ancora un progetto da realizzare di 15 giorni, di 20 giorni, di 30 giorni, o possono morire bene se hanno alcuni di loro, dipende da come sono fatti come persone. Però credo che uno degli elementi che è assolutamente necessario attivare nella relazione d'aiuto è come poter contemperare l'adesione al sentimento di morte, di perdita, di vuoto, di assenza, di mancanza, da un lato, e la disponibilità a sostenere in questo spazio la possibilità di mettere al mondo qualcosa, non in un altro spazio, non in uno spazio che non esiste ancora, no? Che sarà, se verrà, perché è per questo che si fanno le cose, in un futuro, se andrà tutto bene. Questo di solito disvela uno degli altri aspetti pazzeschi della vita degli uomini, che se noi riusciamo a reagire così è sempre vita. È una vita che contiene una quantità di elementi generativi, di elementi di affetto, di elementi intellettuali, propositivi, emotivi, umani, incredibile. Noi non la conosciamo questa vita, intanto perché grazie a Dio abbiamo non avere troppe di queste esperienze a livello personale, ma perché anche quando accadono, tranne in casi bellissimi ma che si devono alla personalità anche di Laura, molto spesso queste esperienze sono relegate dentro un aspetto molto ristretto, no? Tant'è che poi le persone che vivono queste esperienze spesso hanno bisogno di rivolgersi ad associazioni, cioè in modo tale da poter anche condividere con altre persone che stanno vivendo la loro stessa esperienza emozioni che non riescono a collocare nella rete amicale, nella rete familiare, nella rete sociale. Credo che in realtà io mi sono sentito, tutte le volte che ho lavorato, mi sono sentito un piccolo punto di rete. La persona che vive queste esperienze decide di volta in volta a chi appoggiarsi, a quale punto della rete che ha a disposizione, medico, altro personale dell'ospedale, lo psicologo se lo conosce, insomma, o se lo sceglie, a quale punto, e possono essere mutevoli, no? Di volta in volta, appoggiarsi, no? Per poter mettere l'energia, un pensiero e potersi mettere in cammino in quel momento. È un'operazione, in realtà, forse può sembrare complessa dal punto di vista umano, io credo che semplicemente sia la trasposizione in termini più clinici e tecnici che oggi noi possiamo fare come psicologi, non solo, di un'antichissima sapienza riparativa che aveva a che fare, credo, coi tempi in cui c'era meno medicina, c'era meno possibilità di cura e gli esseri umani reagivano alla malattia attivando delle risorse relazionali e ambientali e sociali che avevano proprio questa funzione di accogliere il sentimento di morte, di condividerlo, ma di portare dentro un po' la vita, di accompagnare il processo, comunque questo andasse. Quindi ho come l'impressione di fare un mestiere antichissimo, anche se mi sento molto moderno come psicologo e anche tecnologico dal punto di vista culturale, ma in realtà quello che conta è quest'anima. Grazie.